Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Siamo nelle ultime battute intensissime della campagna elettorale. E faccio una domanda prima generale. Che cosa ha scoperto in questi giorni di attività percorrendo la regione da una parte all'altra? Che cosa l'ha colpita? Che cosa si ricorderà di questa campagna? Beh, la Lombardia è veramente straordinariamente ricca di storie, contesti diversi, è veramente ampia da tutti i punti di vista, non solo per l'estensione territoriale, ma anche per la pluralità dei luoghi, delle biografie di chi la abita. E quindi la cosa che mi ricorderò sempre comunque di più è il contatto umano, la visita in alcuni luoghi del mondo produttivo, agricolo, gli incontri con gli studenti. E le visite negli ospedali dove ci sono situazioni spesso di grande difficoltà in questo momento. Insomma, una bella e ricca regione di tante diverse comunità. In questa campagna elettorale si sono stagliati in maniera netta alcuni temi che hanno sopravanzato di gran lunga gli altri, in particolare la sanità, ma soprattutto, e penso anche alle esigenze di questa provincia di Cremona, il nodo dei collegamenti delle infrastrutture. Se dovesse essere lei, di qui a pochi giorni, il nuovo governatore, quali interventi farebbe per far ripartire la nostra provincia sul piano dei collegamenti e delle infrastrutture? Intanto io credo che noi dobbiamo far sì che la squadra di governo abbia un assessore che venga da questo territorio. È stata una cosa sbagliata non averlo previsto prima, da parte, in maniera efficace, diciamo, da parte di Fontana e Soci, e credo che invece con noi la squadra porterà direttamente la voce del territorio di Cremona, del cremonese, direttamente laddove si prendono le decisioni. E poi abbiamo bisogno di politiche riguardanti il sostegno allo sviluppo, il sostegno alle attività imprenditoriali, il sostegno al mondo dell'artigianato, dell'agricoltura. Insomma, credo che la Lombardia debba tornare come istituzione regionale ad essere al fianco di tutti i corpi, i soggetti, le energie vive presenti nei diversi territori. C'è una questione di poi capacità di fare degli interventi utili sul piano infrastrutturale. Noi non possiamo accettare che, ad esempio, sulla Cremona-Mantova ci sia stato per così tanto tempo immobilismo. La mia linea qua è molto semplice. Noi non possiamo far sì che si vada avanti raccontando un'infrastruttura che poi non viene realizzata. O si fa l'autostrada Cremona-Mantova, o si fa un altro progetto, se esiste, alternativo, meno impattante, se esiste lo valutiamo. Non esiste il piano C, cioè il non fare niente. Un'ultima domanda, siamo qui nella sede della Libera Associazione degli Agricoltori Cremonesi, la Casa degli Agricoltori. In questi anni l'agricoltura è stata uno dei fondamenti su cui si è basato il paese, penso a quello che è capitato durante la pandemia, vi discorrendo. È anche un comparto, un settore che ha bisogno di avere una sferzata per poter dare ancora di più. Lei, domani governatore della Lombardia, che cosa farebbe per potenziare l'agricoltura della regione? Intanto mi fa molto piacere essere qui per quello che rappresenta questo luogo, in questa città, me la faccio anche dire meravigliosa, quindi diciamo sono anche molto invidioso di questa bellezza e desideroso da presidente della Lombardia di tornarci e di poter discutere e incontrare direttamente i soggetti, perché la prima cosa che va fatta con il mondo agricolo, con l'esperienza di Confagricoltura, è quella di insieme decidere quali sono le strategie migliori, proprio perché io credo che il mondo agricolo debba essere un interlocutore essenziale per l'istituzione regionale, per definire insieme obiettivi, finalità, strumenti da mettere in campo. Penso che ciò voglia dire, tra l'altro, immaginare una regione che sta meno chiusa nel Palazzo Lombardia, ma che sta a contatto con le comunità locali, una regione che fa di tutto perché i fondi di sviluppo rurale, gli interventi riguardanti anche tutto ciò che concerne il livello degli strumenti a disposizione del mondo agricolo vengano sempre impiegati nel modo migliore e più efficace, vuol dire affrontare alcune grandi emergenze per tempo. La crisi dell'acqua, noi non possiamo affrontarla come un episodio che ha riguardato un'estate sfortunata. Voi sapete meglio di me che dobbiamo fare della programmazione e sono convinto che nessuno come chi vive concretamente sul campo abbia in mente le soluzioni migliori e più concrete per affrontare grandi crisi come queste. E poi abbiamo bisogno di valorizzare
valorizzare la zootecnia, abbiamo bisogno anche di proiettarci sempre di più in una dimensione europea per utilizzare altre risorse, oltre a quelle connesse alla programmazione comunitaria, penso a tutte le risorse riguardanti i fondi di transizione, il Green Deal, cioè ci sono grandi risorse messe a disposizione dall'Europa oggi e ancora di più nei prossimi anni che dobbiamo andare a prendere affinché venga sostenuto lo sviluppo locale e affinché un mondo straordinariamente rilevante come il vostro, non lo devo certo spiegare io, possa essere accompagnato in tutti, per affrontare queste sfide riguardanti la cosiddetta transizione. Altrimenti, se non lo si fa, il rischio è veramente di produrre dei danni poi sociali, di far sì che si disperda una ricchezza presente nel nostro territorio, un grande patrimonio che tra l'altro io credo chiama in causa anche la necessità di difendere e tutelare di più il prodotto.